a tutti amici e bentornati sul canale di Madame Crochet. Oggi creeremo questa facilissima, morbidissima e caldissima fascia per capelli, copri orecchie in lana, eccola qui, vedete? E che può essere un'ottima idea regalo dell'ultimo minuto. Perché le feste non sono ancora finite, magari abbiamo ancora qualche amica o qualche parente che dovremmo vedere nei prossimi giorni. Ci manca il regalino, il pensierino per lei e questa potrebbe essere un'ottima idea. Regalo spendendo pochissimo, qualcosa di fatto a mano, fatto da noi e tra l'altro di gran moda, perché nelle vetrine dei negozi. Girando per la città in questi giorni, io ho visto tantissime fasce come queste, con questo connubio di lana grossa lavorata anche in modo abbastanza rustico, abbinata a dei bottoni gioiello, delle perle o delle decorazioni molto luccicanti. Molto brillanti che fanno un abbinamento veramente chic che a me piace parecchio. Quindi ho pensato di proporvelo sul canale e veramente vedrete che per realizzarlo ci vorranno pochissimi materiali. Vediamo quindi che cosa serve con questo filato. Io lo lavorerò con questa lana molto spessa, vedete, e per fare questa lavorazione utilizzerò un uncinetto da 7 mm e vi serviranno anche dei bottoni tipo questi bottoni gioiello. Che se andate a comprarli nelle mercerie costano parecchio, ma questi sono bottoni vintage di recupero che mi sono stati regalati da un'amica e ne ho veramente tanti. Guardate, qui c'è veramente l'imbarazzo della scelta, e per fare questa fascia io ne ho trovati tre uguali che, come vedete, stanno benissimo. Questi fiorellini con questi brillantini li ho applicati così e sono perfetti secondo me. Quindi potete trovarli nei mercatini oppure guardando nell'armadio qualche vecchia giacca, qualche vecchio vestito da sera potrebbe avere ancora applicati dei bottoni tipo questi che potete riutilizzare in questo modo come ho fatto Allora, io. iniziamo subito a vedere come fare. Questo è un punto particolare che crea un bell'effetto, ma è molto semplice da fare. Sono semplicemente maglie alte, maglie basse, catenelle mescolate insieme qui. Allora, facciamo il cappietto e facciamo un numero di catenelle divisibile per 2. Quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ecco, direi che per questo filato questa altezza va bene. Voi, se avete un filato più sottile, farete più catenelle, però ricordatevi sempre di fare un numero pari divisibile per 2. Tengo il segno qui col pollice e adesso devo aggiungere 4 catenelle. Una, 2, 3 e 4. Che praticamente sono 3 catenelle per girare e una di separazione, perché adesso salteremo una catenella, questa qui dove abbiamo messo il pollice, la saltiamo, andiamo nella successiva, filo sull'uncinetto
entriamo e facciamo un gruppetto di maglie alte chiuse insieme. Quindi come facciamo? Facciamo una, passiamo con l'uncinetto tra le prime due asoline, ne teniamo due, filo sull'uncinetto, facciamo 2, quindi ci troviamo con 3 asole sull'uncinetto. Queste maglie non le chiudiamo perché le chiuderemo tutte insieme. Filo sull'uncinetto l'ultima volta, prendiamo il filo, passiamo in 2 asoline, ci ritroviamo con 1, 2, 3, 4 asoline, prendiamo il filo e le chiudiamo tutte insieme. Ecco qui, abbiamo ottenuto il primo gruppetto di maglie alte. Adesso facciamo una catenella di separazione, saltiamo una maglia di base, quindi questa qui la saltiamo, filo sull'uncinetto e facciamo la stessa cosa qui. Quindi una maglia alta non chiusa, due maglie alte non chiuse, tre maglie alte non chiuse e adesso filo, chiudiamo tutto, catenella di separazione e andiamo ancora nella maglia, saltiamo una maglia, andiamo in quella successiva e rifacciamo di nuovo la stessa cosa, quindi un gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme. Andiamo avanti così, quindi a fare un gruppetto di maglie alte chiuse insieme separate da una catenella, saltando una maglia di base fino alla penultima catenella e poi vediamo come chiudere. Arrivati alla penultima catenella, che cosa facciamo? Facciamo la solita catenella di separazione, questa qui, e nell'ultima catenella, filo sull'uncinetto, facciamo una maglia alta. Quindi solo una stavolta. Ecco qua. Adesso ci prepariamo a fare il secondo giro, quindi prendo un po' di filo, nel secondo giro facciamo prima di tutto una catenella per girare il lavoro. Il secondo giro è facilissimo perché faremo tutte maglie basse su ogni maglia sottostante, perciò in questa qui la prima lavoreremo una maglia bassa, in questa una maglia bassa, una maglia bassa, quindi una maglia bassa sulla catenella di separazione, una maglia bassa su il gruppo di maglie alte chiuse insieme e via così fino alla fine della riga. Arrivati a questo punto facciamo una maglia bassa anche sulle 3 catenelle di avvio, 1 2 3, quindi qui sulla terza e abbiamo finito la riga. Adesso facciamo 1, 2, 3, 4 catenelle, giriamo il lavoro e riprendiamo a fare i nostri gruppetti di maglie alte. Quindi saltiamo una maglia, nella successiva filo sull'uncinetto, facciamo il gruppetto di maglie alte chiuse insieme, perciò una maglia non chiusa, due maglie non chiuse, tre maglie non chiuse e adesso chiudo tutto insieme. Faccio una catenella, salto una maglia, nella maglia successiva ripeto la stessa cosa.
gruppetto di maglie alte. Chiuse insieme. Ecco qua, chiudo, catenella, salto una maglia e rifaccio. E praticamente il punto è già finito. Avete visto che è molto semplice. Quindi giro di catenelle iniziali, primo giro di gruppetti di maglie alte chiuse insieme alternate da una catenella e saltando una maglia di base, secondo giro tutte maglie basse, terzo giro 3 catenelle, anzi 4 perché ce n'è una di separazione, e ripeto il gruppetto di catenelle intervallato da di maglie alte chiuse insieme intervallato da una catenella e saltando una maglia di base. Adesso andiamo avanti per qualche giro e vediamo come viene esteticamente questo motivo. Ed ecco qui, ho finito la fascia. La misura della mia è di circa 49 centimetri. Voi naturalmente dovete misurare la vostra testa e farla della lunghezza che vi serve. Questo è il motivo, guardate che carino, vedete, si crea queste specie di queste strisce così, che sono i gruppetti di maglie alte intervallati da una riga di maglie basse. Non so se riuscite a vedere, l'effetto è molto carino, è molto bello anche questo punto per un maglione o una sciarpa. Questo invece è visto così orizzontalmente e si crea questo gioco. Questo invece è il retro, in cui diciamo il rovescio del lavoro, è molto bello anche così. Quindi diciamo che questo punto è bello sia dal dritto che dal rovescio. Allora, adesso che cosa facciamo? Ottenuta la misura che ci interessa, fermiamo il punto, fermiamo l'ultimo punto tirando attraverso l'asolina il filo e teniamo un filo abbastanza lungo perché adesso dobbiamo cucire i due lembi della fascia. Quindi molto semplicemente prendiamo un ago da lana di questo tipo con la cruna grossa e facciamo una semplice cucitura. Accostando bene i due lembi, andiamo qui a cucire, a prendere con l'ago l'asolina di fronte, in questo modo. Ecco, cerchiamo di includere magari anche il filo in eccesso che abbiamo qui, in modo che così non ci pensiamo più, lo includiamo nella cucitura così rimane ben nascosto e non dobbiamo poi nasconderlo in un secondo momento. Una volta che abbiamo cucito tutta la cucitura, che abbiamo terminato la cucitura, possiamo scegliere tra due modelli di fascia: o la lasciamo così dritta e qui applichiamo poi un fiore, dei bottoni o comunque una decorazione, la decorazione che abbiamo scelto e che ci piace, oppure facciamo passare il filo all'interno di tutta la cucitura. Passiamo l'ago all'interno di tutta la cucitura creando una specie di filza.
in questo modo. Una volta che abbiamo passato l'ago e il filo all'interno, tiriamo e creiamo così questa specie di fiocco tipico di queste fasce per capelli che vanno molto di moda quest'anno, quest'inverno. Ecco, possiamo fermare qui il punto. Così, in modo che il filo non si muova più. Ecco, e ripassarlo poi magari all'interno di nuovo per fermare meglio la cucitura. Una volta cucita e ben fissata la fascia, abbiamo creato così il nostro fiocco, vedete? Possiamo decidere di fare, poi decorare come vogliamo, a seconda della persona a cui vogliamo regalare questo oggetto, oppure a seconda di come ci piace, nel caso la fascia fosse per noi. Quindi possiamo decidere di lasciarla così semplice, molto basic, oppure applicare dei fiorellini tipo questi, nel caso fosse dedicata magari a una bambina, una ragazzina, un bel fiore più grande, molto vistoso tipo questo, anche questo molto bello per una bambina piccola, oppure se vogliamo fare una fascia più elegante, più da, non so, da signora, possiamo scegliere di applicare dei bottoni in strass, con degli strass, dei bottoni gioiello come questi. Ecco, vedete? Due o tre. Bene, per questo video è tutto. Avete visto che è molto semplice. Una bella idea, regalo, magari un regalo per l'ultimo minuto, per queste feste che comunque sono appena cominciate, quindi siete ancora in tempo per gli ultimi regali nel caso abbiate un'amica o una parente che non avete visto per Natale, ma che vedrete nei prossimi giorni. E decidiate di fare un piccolo pensiero. Questo è proprio l'ideale, secondo me. Vi ringrazio per aver seguito il video, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao a tutti e ancora buone feste!